Ciao ragazzi, benvenuto sul canale. Qua come state vedendo, queste sono le mani della mia figlia. Ha voluto anche lei provare la tecnica delle tippe e questo è il risultato. Se volete sapere come ho fatto, guardate il video. Ciao! Faccio la preparazione delle unghie. Spingo indietro le cuticole. Con questa tecnica qua non serve troppa preparazione. Faccio questa operazione con tutte le unghie. Allora, visto che ha il giro qua del giro cuticolo un po' troppo arrossato, anche perché si mangia le pellicine, io adesso non vado a curarle più di tanto perché rischio che iniziano a sanguinare. Per cui mi va bene così, ho pacissato l'unghia qua, non c'è niente da aggiustare alla lunghezza, anche perché qua lunghezza non ce n'è, non ce n'è, se l'è mangiata tutta. Dammela la mano. No, sono proteggedita. Preservativi. Iniziano entrambi con la P. Allora, puliamo le nostre unghiette. Ricordatevi di utilizzare un cleanser che non contenga olio. Dammi l'altra mano. Allora, adesso il prossimo passaggio è quello. Pizzica è per le pellicine, cara mia. Non è vero. E perché se no? Cioè, No, guarda non come ce l'hai, pizzica. Giulia. Non pizzica. Ah no, non pizzica. E il prossimo passaggio è quello da misurare le tippe. Adesso preparo le tippe anche per l'altra mano. Con questa punta qua vado a prepararmi le tippe. Le devo pacissare, devono essere molto opache qua dentro, perché se le lasciamo lucida scivolerà, si staccherà del gel. E mi devo abituare a queste unghiette qua, mi sento veramente impedita. Prendo un'altra punta per questo. Posso prendere quella rotonda, dov'è? Faccio questa operazione con tutte le altre tippe. A questo punto vado ad applicare il primer. Allora, attenzione quando vi trovate con delle mani in queste condizioni, che il giro cuticolo è molto arrossato e ci sono delle pellicine molto mangiucchiate, così, perché il primer può irritare. Allora, applichiamo il primer bene dappertutto e lasciamo che il primer asciughi. Prima, quando sono uscita, ho aperto la mia cassetta postale e ho visto che mi sono arrivati 5 pacchi. E guardate un attimo, ragazze, cosa mi è arrivato. E prima mi sono fatta le mie unghiette utilizzando la pinza della crista. E guardate cosa mi sono arrivate. Le pinze che servono per fare questo lavoro qua. Adesso io li metterò subito in azione. Guardate che figata. Però di questo vi parlerò meglio in un video. E tiro fuori due per il momento. Allora, vado a prendere un pochino di gel, vado a strofinarlo molto bene. Questo è anche troppo per questa unghietta. Vado a strofinarlo molto bene sull'unghia, su tutta l'unghia, ok? Vedete? Se vedete delle pellicine, fa lo stesso. Vado a tagliarla quando avrò finito il lavoro. Adesso no. Vado a prendere la tip che corrisponde al mignolo, vado a fare questo, ok? Vado a prendere un pochino di prodotto, poco, vedete? Vado a metterlo qua all'inizio. Allora, ho visto che facendo le mie unghiette, che l'ho fatta prima, non serve tanto prodotto, è sprecato utilizzare troppo prodotto. Allora, faccio questo. Mi appoggio bene al giro cuticola, vedete? Mano a mano che mi abbasso, il gel fuoriesce dai laterali, è una roba normale, tranquille. Dopo andremo a pulirlo e va a finire qua anche sulla lunghezza. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere questa bella pinzettina, la fermiamo così, non me la prende il dito. Mi sta facendo fare un casino, perché io l'ho vista in AliExpress e era di lato che si metteva. Ma si vede che con il tuo ditino è troppo piccolino. Allora,
Allora faccio io, Giulia, con la pinza sistemo qua un po' di robe. Adesso la mandiamo in lampada per 30 secondi. Giulia, vai in lampada. Vieni, Giulia, che ti metto la pinza, ho capito come si fa. Mettiamo la pinzetta. Hai il dittino troppo piccino. Vai dentro. Allora, ok. Questa è aderita molto bene. Andiamo con l'altra. Ricordati i numeri. Dopo li guardiamo i numeri. Prendo poco prodotto, metto qua all'inizio e faccio questo. Appoggio. Vedete il gel come cammina. Ok. È normale che esca un pochino. Puliamo prima di mandare in lampada, perché così almeno abbiamo meno da pulire. E mandiamo in lampada per 30 secondi. Allora, mi sono accorta che non serve troppo prodotto, non serve troppo prodotto applicarlo alla tip, perché sennò ci fa il brutto scalino dietro. Allora, con attenzione, dovete stare attenti che quando la persona, la vostra cliente che le state facendo l'unghia, quando va dentro in lampada non si muova troppo, o che non vada a battere, perché sennò va a muovere la tip. L'ho mossa? Spero di no. No. Io lo mando un pochino così, come queste pinze sono troppe grosse, troppo grosse, a lei non va bene perché ha il dittino troppo piccolo, infatti stavo controllando per vedere se ci fossero delle misure più piccoline, invece no. Allora io la metto dopo qualche minuto da tenere il dito un attimo più fermo. Adesso vedete? Vai. Controllate che la tip sia bella dritta. Faccio la stessa operazione che ho realizzato prima con tutte le altre unghie. Mando la lampada per fermare il tutto per 30 secondi per il momento. E procedo con questo stesso procedimento con tutte le altre unghie. Li accorcio un po' tutte perché non le voglio così lunghe. Fa fastidio, vero? Sì, tanto! Aia! E cosa facciamo? Con petto. Ma sai che forse le lunghe non sono male? Non petto. È male, non è male. Aspetta, aspetta. Ai, che cazzo. Tagliamo. Sì, ma mi si alza male. No, dai. Sì, togli poco, allora poco. Togli meno di quanto pensi. Allora, io faccio le unghie di già, perché così almeno, visto che sto facendo questo, levando le sbavature che ho nel giro cuticole, così le preparo già per la stessura del colore. Faccio questa operazione con tutte le unghie. Allora, questo è il primo risultato. Sono opacizzato, pulito il giro cuticole e sono pronte per estendere il colore. Nel frattempo vado a preparare l'altra mano e ci vediamo fra un pochino. Allora, a questo punto inizio a colorare le unghie. Vado ad applicare questa base su tutte le unghie, perché dopo vado ad applicare su due unghie del glitter. Vai in lampada. Allora, estendo la prima stesura di colore su tutte le unghie, mano a mano che finisco un'unghia la mando un attimo in lampada per 30 secondi. Quando avrò completato le quattro dita, le mando in lampada per 60 secondi e procedo così anche con le altre unghie. Ho voluto mettere la base sotto uguale perché così è più coprente, vedi? E si vede più bello, si abbina ancora meglio al colore, vedi che carina. Non facevi indice medio? No, questo è questo. Ah, si può fare. Vedi che carina. Vai, lampada. Faccio la stessa operazione anche con queste unghiette. Però quando gli ho detto oggi del Liletta, me l'hai bocciato, Giulia. Avevi messo intenzione di fartelo tu? No, perché non mi andava. E poi è il mio colore lilla. Non si discorsi quali hai in mente di mettere nel video? No.
questa parte qua metto veloce. E sto realizzando la seconda stesura di prodotto su tutte le unghie. Mano a mano che finisco un'unghia la mando in lampada. Quando avrò completato le 4 dita la mando in lampada per 60 secondi. Poi inizio a preparare il pollice. Questo va polimerizzato in lampada da solo 60 secondi. Vado a lucidare tutte le unghie e mando in lampada. A questo punto imposto i 60 secondi per ogni mano. Allora il giro cuticola delle unghiette qua non è bellissimo, Giulia, perché hai la pelle un po' tutta così. Al prossimo refill vedrai che andrà meglio. Mando in lampada per 60 secondi. Olietto e massaggio le cuticole. Allora ragazze, questo è il risultato finito. Qua come state vedendo il metodo è molto valido, molto facile e molto veloce da realizzare. Sono già trascorsi 3 settimane della realizzazione di queste unghie. A breve ragazze vi mostrerò il refill di queste unghiette qua. E niente ragazze, grazie della vostra visualizzazione. Noi ci sentiamo al prossimo video e vi aspetto sotto con un commentino o un pollice in su. Ciao e al prossimo video!